Mauro Fresa, insomma, c'è da essere soddisfatti di Ravenna. Quanto c'è il merito di Ravenna e quanto i demeriti di un Latina che, insomma, l'avete presa nel momento in cui sta giocando ogni tre giorni, sì, e fra poco tempo avrà questo match con Ankara. Ma questo no, ovviamente non toglie i meriti alla sua squadra. Questo noi lo sapevamo, eravamo stati chiari con i ragazzi a sapere che venivamo a giocare contro un Latina preoccupato. Questo sicuramente non è un buon periodo, sappiamo cosa vuol dire giocare due volte a settimana, viaggiare, non allenarsi, e la stanchezza a questo punto della stagione arriva per noi, immaginiamo per loro. Però devo dire che ci abbiamo messo nel nostro, nel senso che abbiamo giocato soprattutto i primi due set molto ordinati tatticamente, avevamo studiato molto bene la partita e direi che i ragazzi sono stati veramente bravi, sono applicati. Noi abbiamo delle ombre che ci perseguitano quando arriviamo al momento di chiudere il set, l'abbiamo dimostrato nel terzo, e abbiamo fatto un po' fatica ad adattarci a quella nuova formazione che ha messo in campo Prandi. Se l'aspettava? A un certo punto sì, perché l'ho visto un po' arrabbiato e credo abbia fatto i conti di probabilmente risparmiare i giocatori che serviranno per mercoledì. Seconda cosa, secondo me era arrabbiato perché loro stavano giocando veramente male, avevano un disordine. Però penso che noi ci abbiamo messo del nostro, le abbiamo reso un po' la vita difficile, nel senso che le abbiamo aspettato a muro, non abbiamo mai forzato le battute, oggi non serviva, è andata bene così, abbiamo murato e difeso tanto, quindi siamo contenti. È plausibile pensare ad un Andreoli totalmente diversa fra pochi giorni, almeno se lo augura da tecnico italiano, insomma? Io tifo Prandi e tifo Latina quando Latina gioca contro gli altri, e quindi è ovvio che loro mercoledì avranno la concentrazione a mille, l'adrenalina a mille. Sono convinto che sarà una partita bella da vedere e sicuramente la vinceranno.